Centinaia di persone in fila sotto i portici del campus scolastico di Pesaro. Tantissimi giovani, da soli o accompagnati dai genitori, che si sottopongono ai tamponi gratuiti per poter partecipare agli eventi della settimana di Ferragosto, a partire dalla Notte delle Candele. Ma c'è anche chi, in attesa del vaccino, approfitta dei test per potersi recare sul luogo di lavoro, dove è richiesto il Green Pass. Le ragazze hanno fatto tutto il tampone. Quindi lei ha accompagnato le figlie? Mia figlia, sì, sì. Accompagnato mia figlia che è negativa. Perché hanno fatto il tampone? Non so, c'è la Notte delle Candele. Sì, la Notte delle Candele. Volevano partecipare, quindi hanno fatto il tampone. Tutte negative. Quindi adesso potranno stare tranquille. Magari dopo per il Ferragosto ne faranno ancora. Ah, non lo so. Sicuramente, purtroppo sì. Adesso vediamo, insomma. Devo farlo il tampone. Perché siete di farlo? Per partecipare alla Notte delle Candele? Sì, è per essere in sicurezza di essere negativa. Poi vi farai anche il vaccino più avanti? Ho già fatto la prima dose, ma ancora non è valido, quindi devo fare il tampone. E devo andare a lavorare in palestra. E non per Notte delle Candele, feste? No, no, è perché per lavoro devo avere il vaccino, ma come il vaccino ho venerdì e quindi oggi per entrare in palestra ho dovuto fare. È una grande adesione, siamo soddisfatti perché il motivo per cui abbiamo allestito questi 4 giorni di punto tamponi è per incentivare la partecipazione agli eventi, quindi sia alla Notte delle Candele che agli eventi legati al Ferragosto, ma partecipare in modo, diciamo, in sicurezza, quindi non era un disincentivare ma anzi incentivare a partecipare in modo sicuro. Abbiamo visto che ci sono veramente tanti giovani, tanti ragazzi minorenni accompagnati dai genitori, quindi li ringrazio perché significa che prevale il senso di responsabilità e di tutela della salute propria e degli altri.